Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui con un nuovo video per il nostro format di Invecchiato Bene oppure No. Questa volta parleremo di Banjo-Kazooie, che abbiamo provato lunedì. In realtà l'abbiamo portato in live giorni prima e l'abbiamo portato anche lunedì sul canale. Tuttavia abbiamo scoperto che questo Banjo-Kazooie che abbiamo giocato è stato tipo fatto in HD, se diciamo così, per Xbox 360 nel 2009. Sì, vabbè, perché non è proprio una vera remastered, è un riadattamento. È un riadattamento semplice. HD. È uscito anche su Xbox One in una collection. Noi però l'abbiamo giocato la versione 360 grazie al Game Pass, dove sono inclusi i vari Banjo-Kazooie. Comunque parliamo un po' di questo gioco. Allora, il gioco comunque ci è piaciuto, possiamo già dire questo. È stata un'esperienza abbastanza positiva. Ha ricordato a tratti molto Mario 64 o Donkey Kong 64, diciamo. Sì, poi ho letto tra le curiosità che la foresta di Banjo-Kazooie è tipo simile alla foresta di Donkey Kong. E comunque, vabbè, il gioco, come avete visto, se non avete visto il gameplay andate a recuperarlo. Comunque, a parte all'inizio che non funziona come un classico gioco che tu già puoi fare tutto, premi i tasti e vai. Prima di dire questo, dobbiamo dire che comunque è un videogioco platform. Il gioco comunque è molto simile a Mario 64. Infatti, se avete recuperato magari la 3D All Stars di Super Mario su Switch, non vi verrà tanto difficile giocare anche questo Banjo-Kazooie sul Game Pass, perché più o meno è proprio molto simile. Basta andare oltre la grafica, abituarsi alle meccaniche leggermente inceppate, e comunque sì, il gioco è molto godibile, perché le meccaniche sono inceppate, però non proprio inceppatissime. No, vabbè, si può giocare tranquillamente. I due protagonisti sono Banjo, che è un orso molto simpatico, e Kazooie è un uccello, però non ho capito che tipo di uccello è. Vabbè, non so, sembra tipo picchiarello, però no, vabbè, non penso. È un altro tipo di uccello più esotico, sì, probabilmente. E sono questi due, questa coppia così che deve andare avanti aiutandosi a vicenda. È un po' come Ratchet e Clank in questo caso, ricordano molto, anche se forse Ratchet probabilmente è arrivato dopo. Comunque questo è nato come esclusiva, diciamo, Nintendo, e poi è passato pure a Xbox. E la storia è molto semplice da quel che abbiamo visto. C'è questa strega che ha rapito questa sorella di Banjo, anche se sembrava proprio un amante, che lui teneva comunque la foto appesa nella stanza. Vabbè, sembra molto Coco di Crash. Sì, vabbè, ricorda Coco di Crash, però per il rapporto sembrava più la donna che la sorella, però è la sorella. Viene rapita e lui comunque deve fare questo viaggio attraverso questi mondi recuperando pezzi di puzzle per salvare questa sorella. Pure su questo ricorda molto Mario 64, perché lui ci sta il quadro che ti mostra il mondo, tu in questo quadro devi pagare questo pizzo di pezzo di puzzle e si apre una porta che ti porta nel mondo. In Mario 64 invece era al contrario, tu pagavi il pizzo nella porta e si apriva il quadro. Quindi hanno fatto un po' mix, però è molto simile. E vabbè, noi abbiamo fatto il tutorial, che comunque era carino, perché tu avevi solo il salto come abilità. Man mano che parlavi con questa talpa Resetti, cugino di Resetti, sbloccavi diverse abilità, tipo l'attacco, la rotolata. E poi sblocca anche l'abilità con l'uccello. Vabbè. Tipo sparare le uova dal culo, per esempio, che è stata un'abilità che ci ha fatto molto ridere, molto apprezzata. Poi vabbè, anche altre abilità, può fare tantissime cose in realtà, eh. Ci sono diverse combinazioni di tasti da eseguire, però tra lui e Kazooie ci sono molte cose che si possono fare, quindi è interessante. Ah, poi ci devi raccogliere queste monete, che sono una specie di soldi. No, sono queste note musicali. Le note musicali. Sì, volevo dire le note musicali che sono una specie di monete. Che sono una specie di monete. Sì, funzionano come soldi, anche se non ho capito perché lui ha aperto il passaggio per il prossimo livello pagando questo pizzo di 50 note musicali. Poi inoltre si raccolgono anche delle specie di piccoli dinosauri, lucci marini, come tipo Yoshi, che sono di diversi colori, ne raccogli tot e non so cosa succede perché ne abbiamo pancato uno. E invece delle cape di teschio, cioè dei teschi, che li devi portare come pizzo a questa specie di teschio mummia e ti deve dare sempre un pezzo di puzzle. Poi vabbè, ci sono le gocce di miele che vanno ad apparare la parete di miele totale, e lì sblocchi un allungamento della vita, tipo potenziamento. E infine ci sono anche delle statuette di Banjo che ti aggiungono una vita extra. Queste sono le cose che si raccolgono durante il gioco. Ci sono vari nemici da affrontare, sia con la rotolata, sia con prendendoli a pugni. Tuttavia, come detto,
per prendere a pugni è molto macchinoso, lui è molto lento perché va tipo così a rallenti. Però non è solo quello, perché per eseguire i pugni lui deve stare proprio immobile, visto che quando attacca cammina un po'. Però per fare questo viene molto macchinoso, soprattutto basandosi su Super Mario che corre e dà il pugno, lui questa è una cosa che non può fare. Però la rotolata compensa, diciamo. Poi vabbè, carina anche come si uniscono le loro abilità, tipo Kazooie che aiuta Banjo a fare il doppio salto. Oppure anche quella cosa che caccia le gambe lunghe, lo solleva e che vanno sulle superfici dove il Banjo scivola. Comunque è interessante. Sì, funziona molto bene, è carino. Però adesso ci stiamo un po' dilungando troppo, stiamo finendo nell'aspetto recensione. E qui stiamo per parlare se serve un remake, una remastered oppure no. Allora, secondo me il gioco ha bisogno di un remake comunque, sì. Perché una remastered fa poco, per quanto è già godibile così, tipo Super Mario 64, però con un remake renderebbe molto di più e soprattutto secondo me un remake verrebbe anche apprezzato, perché il gioco comunque ha pure quella sorta di umorismo, tipo quei versi che si sentivano nel menu, ha una sorta di umorismo che penso che funziona tranquillamente pure con i giovani d'oggi. Sì, sì. Ci vorrebbe proprio un remake stile Spyro e Crash, ovvero tre giochi, i primi tre giochi, remake e vai con una bella collection, tipo su Xbox in questo caso. Mettiamo però che questo è stato il nostro primo approccio con la saga, lo conoscevamo solo di nome come Banjo-Kazooie, però non avevamo mai provato nessun tipo di gioco e neanche da piccoli l'avevamo mai sentito nominare, tutto un anno sentito dire recentemente. Sì, sì. Vabbè, diciamo l'abbiamo sentito dire soprattutto quando sono usciti gli Amiibo. Sì, perché è stato aggiunto, i personaggi sono stati inseriti in Smash Bros e abbiamo sentito nominare questi Banjo-Kazooie e abbiamo detto ma chi sono, chi non sono, ci siamo informati un po' e abbiamo scoperto che già c'era, come tantissimi giochi, c'era voce dietro chissà quando faranno un remake. Per questo comunque noi possiamo concordare sul fatto che ci vorrebbe un remake. Io personalmente lo vorrei anche perché il gioco, come detto, tralasciando il fatto che è un inglese abbastanza, per quanto i personaggi chiacchierano tantissimo si capisce comunque tutto, però diciamo ci vorrebbe un bel remake, magari una traduzione, sì, sì. di una trilogia per esempio, andrebbe molto bene, io tipo la comprerei subito. Adesso tralasciando che col Game Pass va direttamente lì dal day one, però la comprerei pure fisica anche per collezione, che verrebbe molto carina, quindi vorrei un remake. Sì, anch'io. Ci vorrebbe proprio un bel remake perché è giocabile ora, probabilmente lo continueremo anche, non sappiamo se in live o per fatti nostri, però comunque con un remake si gioca molto più soft, perché adesso sembra un po' inceppato. Eh sì, appunto come abbiamo detto, come Spyro e Crash. Sì, anche perché poi c'è da dire che Mario è molto più agile, quindi lì tu il peso della camminata lo senti di meno, invece Banjo è molto più lento e tiene tante abilità che però per attivare ci vuole un bel po', visto che non è proprio fluidissimo con le meccaniche, quindi è godibile, se avete il Game Pass provatelo, giocatelo, sicuramente riuscite a giocarlo e a completarlo, anche se noi non abbiamo capito bene come funziona, perché siamo usciti dal gioco convinti che ci fosse salvataggio automatico o che comunque aveva salvato, perché non c'era salva ed è partito una sorta di finale alternativo negativo come game over. Adesso non sappiamo se esce ogni volta che tu ti smetti di giocare, magari lo riaccendiamo e funziona e continua la storia, oppure se abbiamo sbagliato qualcosa e si deve o giocare tutto in una volta o comunque si deve salvare in qualche modo specifico, forse c'è un menu da visitare proprio nella mappa di gioco, se tipo Crash andavi vicino alla parete e facevi salva con la memory card. Dobbiamo vedere. Comunque fateci sapere cosa ne pensate di Banjo-Kazooie, se lo conoscete oppure no, se avete l'Xbox e il Game Pass e non li conoscete provateli, o se l'avete giocato in passato rigiocate adesso, fateci sapere la vostra opinione. Come detto, la nostra è questa: il gioco ha bisogno di un remake, a un 80% ne ha bisogno, però è un remake che comunque vogliamo. A piccola aggiunta, abbiamo appena scoperto che il gioco che abbiamo giocato di Banjo-Kazooie di Xbox 360 è già un remake uscito nel 2008 della versione Nintendo 64. Anche se comunque sembra più una remastered più che un remake. Una remastered pure molto scarsa, diciamo che comunque allora è più o meno come è stato per Shadow of the Colossus, una remastered della PlayStation 3 del gioco PlayStation 2. Però comunque il discorso non cambia, ci vuole un remake vero, perché questo è un remake ma non è un remake come intendiamo adesso, è un remake che va bene per il 2008, ma nel 2021 i remake sono come quello di Crash e di Spyro. Sì.
Concordo. Grazie mille a tutti per essere stati con noi. Come sempre, invitiamo a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!